Seconda trasferta a Vibo Valentia e secondo pareggio per il Teramo, che se a fine settembre con Rende aveva impattato 1-1, oggi esce con un punto per effetto dello 0-0 bruttino con la Vibonese. Diavolo rimaneggiato ma col consueto 4-3-2-1, di fronte Modica non ha Bernardotto davanti, allora schiera Allegretti con Bubas e Berardi. Prima frazione al cloroformio, il terreno di gioco del Luigi Razza è quello che è, e le due formazioni, lo si capisce praticamente subito, hanno più intenzione di non prenderle. E allora, schermaglie a parte, tocca attendere 23 interminabili minuti prima di assistere alla prima emozione. La regala Berardi, conclusione arcuata di sinistro, Tomei, altra ottima prova, devia in calcio d'angolo. Risposta biancorossa pressoché immediata con il diagonale di Arrigoni dal limite dell'area, solo un filo troppo angolato. Modica nell'intervallo inserisce Ciotti, ma soprattutto Emmausso per Allegretti e il tono della gara sale un po', ma per merito del Teramo. Spunto al 58esimo di Martignago, pallone al centro, ma Bombaggi viene contrastato al momento della battuta a rete. 6 minuti ed è proprio Emmausso a mettere i brividi al Teramo con una punizione che pare innocua ma che diventa affilatissima quando il pallone tocca il terreno insidioso. Serve tutta l'esperienza di Tomei per sventare la minaccia. Tedino inserisce Mungo per Santoro e più tardi Florio per Martignago con Costa Ferreira che va a fare la punta centrale. Al 75esimo però è ancora Emmausso che rientra sul destro e calcia a Tomei, non si fa sorprendere. Il Teramo al minuto 77 però è il match ball. Triangolo Mungo-Costa Ferreira, l'ex cosentino davanti a Mengoni però tira debolmente in maniera troppo centrale, gettando alle ortiche la chance più nitida per il vantaggio biancorosso. L'altro neo entrato Florio, 3 minuti dopo, si ritrova il pallone in testa, ma sorpreso dalla traiettoria non riesce ad impattare bene la sfera. L'ultima emozione la regala la Vibonese con Tumbarello, dopo una bella azione manovrata, ma anche stavolta Tomei abbassa la sala cinesca e blinda un pari a reti bianche, che a conti fatti al Teramo serve relativamente poco. La squadra di Tedino sale a 24 punti in classifica, un bilancio nella parte finale in flessione, a cui però può dare una correzione decisa nelle ultime due partite interne del 2019 contro Catania e Catanzaro.